Cambiamo la città, restiamo a Treviso. Il motto è di un gruppo di giovani studenti universitari uniti dalla stessa motivazione, cambiare la classe politica cittadina. Il documento con il quale i giovani trevigiani scendono in campo riporta le firme di alcuni giovani militanti della politica come Stefano Pelloni, ma anche di altri attivisti sul piano sociale come Marco Zabai della Rete degli Studenti Medi di Padova. Strano che interessarsi alla questione siano anche residenti di un'altra città? Non proprio, visto che tra le motivazioni del documento c'è anche quella relativa ai contatti avuti con gli altri coetanei. Con l'avvento dei mezzi multimediali, insomma, siamo sempre più in contatto con esperienze e con pareri di nostri amici che vivono in altre città, anche lontane da Treviso. E proviamo vergogna talvolta di avere un sindaco, un vice sindaco che dicono cose che noi non solo non condividiamo, ma che noi proprio contestiamo. Non pensiamo che la lotta all'omofobia, che l'antirazzismo siano valori fondanti. Sotto accusa le boutade del prosindaco Gentilini, amatissimo in città proprio per il suo temperamento schietto e talvolta un po' sopra le righe. Noi ci scandalizziamo se un sindaco a 26 anni, se un ragazzo a 26 anni diventa sindaco a Mira. Ma non ci scandalizziamo se un nostro vice sindaco, ossia Gentilini, si vuole candidare sindaco a 85 anni. Vogliamo innanzitutto combattere e dare un ricambio a questo governo locale che ha completamente annichilito esperienze culturali, osteggiato le associazioni di volontariato che a Treviso sono sempre state molto impegnate.